chiunque di noi, anche per esempio a me capitava da bambina, no, di pensare a questa cosa di essere relegata, essendo cattiva, in un posto in cui non avevo accesso alla relazione con le altre persone. Per cui da qualche parte forse io avevo questo tipo di idea e anche pensavo, mi vedevo un po' come una persona che poteva essere scambiata per una persona frivola in un contesto di persone che in qualche maniera soffrivano. E avevo veramente timore di questa cosa perché mi sembrava come una brutta cosa che poteva succedere di mancanza di rispetto verso queste persone. E poi questo non è successo, ma la cosa che mi è successa è che mi sono sentita formata da questa esperienza. Quando ho ricevuto l'invito a partecipare a questa serata, si parlava della formazione, dell'aspetto formativo che può avere il teatro in carcere. E questo sicuramente è vero, mi sono trovata quest'anno a lavorare con altri detenuti che hanno avuto voglia di lavorare in carcere, che già 20 anni fa hanno cominciato a lavorare con il teatro in carcere, e per farlo addirittura, per avere il diritto a farlo, addirittura uno di loro, Cosimo Rega, che ora ha formato una cooperativa di cui anch'io faccio parte, ha fatto lo sciopero della fame, perché non era possibile per loro, forse per il tipo di reparto in cui erano, di accedere a questa possibilità di lavorare con il teatro. E io delle volte ho riflettuto su questa frase, no? La legge non ammette ignoranza, che in realtà significa che tu, anche se non conosci una legge ma la infrangi, sei lo stesso punito, certo. Sì, condannabile e punito o punibile per questa cosa. Quando ero piccola questa cosa mi sembrava profondamente ingiusta, perché la cosa la restringevo un po', per esempio, a un ambito familiare, no? Quello dell'autorità che può esserci di un genitore all'interno di una casa. E pensavo, se io questa regola non la conosco perché mia madre non me l'ha detto, il fatto che io la infranga è una cosa di cui non posso dirmi colpevole, no? Riflettendo su questa cosa ho pensato che in realtà la legge non ammette ignoranza, potrebbe significare un'altra cosa molto più bella, che se lo studio è così importante per l'essere umano, la legge non dovrebbe ammettere l'ignoranza, cioè dovrebbe fare in modo che l'ignoranza non esista, in modo che ogni essere umano possa avere, anche nascendo in una situazione disagiata, anche avendo intorno a sé dei brutti esempi, possa avere la possibilità di emanciparsi da quelle situazioni per andare oltre. Mi ricordo che una volta un architetto molto importante, che mi pare si chiami Michelucci, disse che il carcere e l'ospedale fanno parte integrante della città, invece vengono sempre relegati fuori, come se quelle fossero delle cose che noi estromettiamo dalla nostra vita, ma la possibilità di sbagliare fa parte di noi, e quindi se noi li mettiamo fuori, queste due istituzioni, è come se negassimo quella nostra parte fallibile, e questo fa molto male, perché noi invece sappiamo di essere fallibili. Nel momento in cui tu neghi quella cosa, è come se scavassi una voragine dentro di te che devi far finta di coprire, e ti senti quindi anche molto bugiardo nel far questo. Questa è una considerazione che sulla quale sto riflettendo abbastanza, proprio avendo fatto per esempio quest'anno questo lavoro con dei detenuti e degli ex detenuti, cioè cercare veramente di pensare che il problema della legalità e come viene portato avanti in Italia è una cosa che ci riguarda un po' tutti, e forse varrebbe la pena che ci dedicassimo un po' di più a questa cosa.